È uno degli istituti più antichi della città e la sua storia è parte integrante della vita di molti fanesi. Sorta nel centro storico nel 1857, all'angolo tra via Montevecchio e via Nolfi, la scuola paritaria Maestre Pie Venerini è stata frequentata negli anni da migliaia di bambini e bambine. Nel 2014 poi le suore che la gestivano hanno deciso di ritirarsi e affidarla a una cooperativa sociale. In pochi anni si è passati da 114 alunni a oltre 200. L'istituto ha una sezione primavera per bimbi da 2 a 3 anni, una scuola dell'infanzia con 3 sezioni da 20 bimbi ciascuna e la primaria con 7 classi. Si sta pensando inoltre di offrire anche il servizio di asilo nido, sono già garantite invece la mensa interna e le attività pomeridiane. Da qualche giorno però sta circolando la notizia sul rischio di chiusura delle scuole paritarie, la smentita è arrivata oggi dal presidente della cooperativa Roberto Andreucci. Certamente la difficoltà è alta. Mi viene da dire che io credo che anche la scuola pubblica viva forse anche una difficoltà più grande, che in questo momento se ne parli poco perché riguarda milioni di persone, quindi è più facile in qualche modo focalizzarci sulle scuole paritarie. Per quanto ci riguarda siamo in questo senso al lavoro, come sempre, più di sempre, perché quando noi siamo arrivati qui nel 2014, addirittura quindi nell'iniziare a gestire questa scuola, la situazione era ben più drammatica di quella attuale dal punto di vista della stabilità economica, per cui siamo semplicemente al lavoro e noi proseguiamo con serenità e certezza. Per quanto riguarda le linee guida invece dovrete rispettare quelle del governo? Assolutamente sì, la nostra è una scuola paritaria, quindi è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, quindi felicemente ci comporteremo come tutte le altre scuole. Le indicazioni, spiega Andreucci, dovranno poi essere declinate nella realtà locale nel rispetto delle linee guida della regione e del comune di riferimento. Proprio con l'amministrazione comunale di Fano è in atto una collaborazione grazie a un dialogo con l'assessore Mascarin. Ci sono delle questioni che riguardano tutti, che vanno affrontate con serenità, con serietà, ma che non è diciamo un problema solamente di qualcuno. Le iscrizioni sono aperte e soprattutto riuscirete poi a gestire gli spazi? Abbiamo questa possibilità di dire passo passo e cercare di capire quali sono le esigenze delle famiglie e quindi mantenere sempre aperta la possibilità che una famiglia che si trovi in difficoltà o comunque che abbia un'esigenza anche nuova può rivolgersi a noi e vediamo quello che si può fare nel momento specifico. Le iscrizioni sono aperte anche per il centro estivo, la cooperativa in attesa di ulteriori indicazioni su date e norme da rispettare. I nostri bambini che ci ascoltano, che ascoltano la TV, che vedono magari i nostri visi preoccupati, che sentono di chiusure, di fatica, capiscono che c'è qualcosa che sta accadendo, che supera e che tante volte mette in preoccupazione un po' tutti. A noi ci interessa, come è sempre accaduto, continuare ad essere una presenza certa in questa realtà, una luce nel buio, non perché siamo più capaci, più forti di altri, ma perché ci affidiamo alla certezza che muove e che costituisce la nostra realtà e questa scuola. Sulla base di questa certezza, un po' come accadeva una volta, i monaci costruivano, arrivavano i barbari, distruggevano tutto, e i monaci, sulla forza e la certezza della fede, il giorno dopo ricostruivano tutto. Questo è quello che ci anima.